Oh! Vabbè. Mozzarelle che mi vanno gli attivisti. Sì, non le mancherà tutto questo. No, ma non è che, cioè, non è che io sparisco. Cioè, è una cosa, non lo so, è suscita più scalpore il fatto che non mi voglia ripresentare in Parlamento piuttosto che deputati abbullonati che stanno in queste ore provando a fare ogni tipo di inciuscio pur di risedersi su quelle poltrone. Incredibile. Pensate se questo annuncio avesse fatto formiguni. Mi fanno ridere queste cose. In transatlantico ieri mi sono avvicinato un sacco di cariati di politiche, 4, 5, 6 legislature, tutti a dirmi complimenti, che coraggio, la scelta giusta. Io gli rispondevo, fatela pure voi. Vi assicuro che il popolo italiano ve ne sarà estremamente grato. E poi però abbassano lo sguardo. Quando farò il prossimo intervento in aula con il presidente Boldrini, gli dirò delle parole molto reali. Presidente, io ho fatto questo annuncio per i candidati, ho avuto tanti attestati di stima, tante persone mi hanno fatto dei complimenti, anche lei non si ricandi, vedrà che il popolo italiano la riempirà di stima, verrà, sarà amata come non mai, non si ricandi. Nulla mi impedirà in futuro di cambiare le mie scelte. Io non faccio strategie, è stupida questa cosa, dimostra un po' non soltanto lo spessore, secondo me, etico e umano, ma anche intellettuale e basso. Non è che uno fa una scelta, devi sempre vederci le cose dietro. Brillo l'ha visto? No, Peppe no, ci siamo sentiti. E pensa di vederlo, lui è a Roma? Certo, stasera andrà allo spettacolo? Penso proprio di sì, che stasera ci vado da Peppe. Ma io e Peppe siamo proprio inseparabili. Che cosa le ha detto lui? Ma Peppe è uno che ha sempre capito e...